Siamo partiti molto bene all'inizio del primo tempo, abbiamo fatto i primi 15-20 minuti con ottima qualità, anche una buona personalità. Abbiamo creato un'occasione importante con Caprari, potevamo fare sicuramente meglio in alcune scelte finali. Poi è venuta fuori un po' la Fiorentina con due giocatori, dal mio punto di vista, che hanno qualcosina in più, che si sanno muovere tra le linee, specialmente Ribéry, e qualche difficoltà ce l'hanno creata. Noi dovevamo essere un pochino più bravi lì ad accorciarli, a scappare un pochino meno. In questo siamo mancati nella seconda fase del primo tempo, poi siamo ripartiti molto bene, l'espulsione un pochino ci ha tagliato le gambe e non ha permesso di poter dare continuità anche alla nostra manovra, che era ottima anche dal punto di vista delle pressioni. Adesso, al di là che ci sia o meno, potevamo essere, come ho detto prima, anche in queste situazioni più bravi nel leggere determinate situazioni, perché eravamo anche posizionati bene. Detto questo, purtroppo quando si rimane in 10 può compromettere una partita, specialmente fuori casa e contro una squadra che ha dei contropiedisti, che mi ha costretto anche a rimettermi un pochino meglio in campo, rimettendo un altro difensore per cercare di ridare equilibrio. L'abbiamo avuto, però poi dobbiamo essere un pochino più smaliziati nel finale di partita, che dovevamo alzare più uomini per andare a contendere alcuni palloni calciati, eravamo troppo pochi, e questa è una lettura su cui dobbiamo migliorare tanto. A volte andiamo un po' in difficoltà, non nei momenti delicati della gara, però il fatto di voler lottare, io ho visto tanta gente che voleva stare in partita, che ha combattuto su ogni pallone, si vede che dobbiamo fare ancora di più. Per quello sarà anche un po' in prospettiva della gara di domenica, voglio una squadra che sia prima di tutto combattiva, lo ribadisco per l'ennesima volta, perché poi possiamo parlare di tutti i sistemi di gioco che vogliamo, però quando si va in campo bisogna dare tutti quanti insieme qualcosa in più, specialmente in questo momento delicato. Speriamo di poter fare qualcosa di meglio in futuro, ci stiamo lavorando, il fatto già che si crei tanto credo che sia una cosa positiva, per me si può creare anche molto di più se ci muoviamo insieme, in alcuni momenti della partita dettiamo meglio un passaggio o altre situazioni. Gabbiadini già al 25esimo aveva qualche problemino all'adduttore, poi tra il primo e il secondo tempo mi ha chiesto di uscire perché aveva fastidio, e invece Fabio Quagliarella non si è allenato per 3 giorni per un problema al collo, mi auguro di recuperarlo per la partita con l'Inter. Sono convinto che Fabio sta migliorando giorno dopo giorno, di averla a disposizione per la partita con l'Inter, almeno questo credo che sia una cosa positiva, legata anche al fatto della capacità di essere concreti sotto porta, credo che Fabio ci possa dare quel qualcosa in più.